Siamo i componenti della settima commissione, Cultura, Scienza e Istruzione. Io sono Luigi Gallo, capogruppo della commissione. Chiara Di Benedetto, Maria Marzana, Francesco Duva, non presenti al video gli altri quattro membri che sono Sergio Battelli, Simone Valente, Giuseppe Bresci e Gianluca Vacca. Abbiamo presentato la mozione che impegna il governo al ripristino dei fondi tagliati nella precedente legislatura, sia nel campo della scuola pubblica e dell'università, sia nel campo della cultura. Questo è stato il nostro primo impegno perché era uno degli impegni presi in campagna elettorale tra i 20 punti dell'agenda del Movimento 5 Stelle e quindi è stato il nostro prioritario lavoro. Nella sedicesima legislatura sono state tagliate alla scuola pubblica ben 7,5 miliardi di euro e in 5-6 anni alla cultura 700 milioni. Per quanto riguarda la cultura, la nostra mozione impegna il governo a realizzare un piano di investimenti pluriennale per i beni culturali, che non si debba limitare soltanto a degli interventi straordinari dettati appunto dall'urgenza o dalla contingenza, ma attraverso appunto una seria programmazione che veda appunto il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle regioni. Per quanto riguarda invece il mondo dello spettacolo, comunque dello spettacolo dal vivo, quindi musica, teatro e danza, prevedere delle forme di agevolazione anche fiscale per tutte le persone che operano appunto nel settore dello spettacolo, riconoscendo il valore culturale che questo ha al fine di garantire la sopravvivenza soprattutto di quelle realtà artistiche minori e indipendenti. Per università e ricerca, con questa mozione abbiamo impegnato il governo a ripristinare il diritto allo studio con opportuni fondi, così da garantire borse di studio e anche strutture di accoglienza per gli studenti. Non solo, quello che vogliamo fare pure è ridiscutere il metodo di finanziamento dell'università attraverso, legando quindi il fondo, finanziamento ordinario, il fondo di finanziamento ordinario a meccanismi che valutano l'effettivo impatto socio-economico dei laureati. Infine, una cosa molto importante è quella di coordinare e selezionare con università, centri di ricerca ed imprese i progetti di ricerca prioritari nei settori più importanti. Allora, per quanto riguarda la scuola, noi impegniamo il nuovo governo nel ripristino delle risorse che sono state sottratte alla scuola. Questo per garantire non solo il funzionamento ordinario, ma anche il ripristino dei laboratori, delle compresenze, dei corsi di recupero e potenziamento. Poi proponiamo anche un programma triennale di assunzioni che preveda la stabilizzazione del maggior numero di precari, di docenti precari e personale ATA. Proponiamo anche l'inserimento nella scuola, quindi nell'organico, di nuove figure professionali di supporto ai docenti, l'investimento nella formazione, nell'aggiornamento e nella diffusione delle buone pratiche e infine un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'adeguamento strutturale nell'arco di 4 anni.